Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata, anzi l'ultima puntata di Virtual Studium. È stato veramente un piacere seguire questa rassegna, in realtà da dietro le quinte, e stasera ho l'onore e l'onere di chiudere questo viaggio nella ricerca leggerissima di Virtual Studium su Twitch per il primo anno, per questa prima edizione che è stata molto particolare ma anche molto divertente. Abbiamo avuto degli ospiti che ci hanno veramente lasciato pensare, ci hanno accompagnato nei nostri venerdì sera. E questa sera sono con Claudio Lagomarsini, che saluto. Ciao Serena, buonasera a tutte le persone che ci ascoltano in diretta. Allora, Claudio Lagomarsini, per chi non lo sapesse, è docente di filologia romanza presso l'Università degli Studi di Siena e oggi ci accompagnerà in un altro fantastico viaggio, che è quello alla ricerca del Sacro Graal. Infatti, come potete vedere dal titolo della nostra diretta, dal Graal a Re Artù, oggi insomma, viaggeremo nel tempo e nello spazio con il professore. Allora, già per rompere un po' il ghiaccio, no? Adesso diamo il tempo a tutti i nostri spettatori di insomma, accomodarsi e prepararsi per questo nostro prediretta, prepartita degli europei. Già vedo che Mattia si è collegato e ci saluta. Buonasera Mattia. E Mattia, che è stato il presentatore, ben più degno presentatore di me, però insomma, il professore si accontenterà questa sera. E dicevo appunto, rompiamo il ghiaccio andando a descrivere proprio uno dei due termini della nostra diretta, cioè il Graal. Cioè, che cos'è il Graal? So che è una domanda può sembrare insomma, banale, scontata, ma in realtà il Graal è una di quelle cose che tutti sappiamo un po' perché cos'è, ci lascia un po' quell'alone di magia, ma poi in realtà sapere anche da dove derivi il nome, perché Graal, insomma, ci vuole delucidare, anzi ci vuoi. Sì, come dici tu, Serena, sembra una domanda banale perché tutti crediamo di sapere che cos'è il Graal. Crediamo di saperlo perché lo abbiamo visto rappresentato nei film, in immagini varie. Ora, ancora le persone della mia età hanno presente Indiana Jones. Ora, francamente, non saprei i nati nel 2000 se hanno visto o sanno che cos'è Indiana Jones, ma forse sì. E comunque ce lo immaginiamo come una coppa, più o meno preziosa. E già qui c'è un problema, perché se si vanno a leggere i testi sacri, i Vangeli, prima di tutto, e si va a vedere quali sono i recipienti che Cristo usa durante l'ultima cena, i recipienti sono due, perché c'è un calice e poi c'è un piatto che viene chiamato paropsis o paropside nella diciamo, versione italianizzata. Quindi già non sappiamo quale dei due recipienti sarebbe stato usato poi per raccogliere il sangue di Cristo, perché il Graal fondamentalmente viene definito così, come il recipiente nel quale viene raccolto il sangue di Cristo durante la passione, quando Cristo si trova sulla croce e poi viene deposto. E se si vanno a interrogare i testi, il mistero si infittisce, perché il primissimo autore che usa la parola Graal è un francese, scrive nel XII secolo, si chiama Chrétien de Troyes. E lui non parla del Graal con l'articolo determinativo, ci descrive un corteo nel castello del re pescatore, che è una bellissima fanciulla che passa davanti alla tavola imbandita e porta un Graal. Quindi già questo articolo indeterminativo ci fa un po' insospettire perché un Graal e non il Graal, ci sono più Graal. E poi più avanti ci dà un altro dettaglio, cioè dice questo Graal conteneva un'ostia. Non conteneva né luccio, né salmone, né lampreda. Quindi usa i nomi di tre pesci, come se fosse normale che in un Graal fosse contenuto del cibo, del pesce, e non un'ostia come questo Graal, questo specifico Graal che viene condotto dalla damigella. Quindi qua già andiamo in tilt. E Sì, se... infatti, insomma, io sono già sconvolta così. Ecco, e se si approfondisce ulteriormente si scopre che la parola Graal deriva o deriverebbe da una parola latina, una parola del latino medievale, non esisteva nel latino classico, questa parola sarebbe gradalis o gradale, e un autore di inizio 200 ce ne dà una definizione, dice che è un vassoio, è un piatto da portata, e poi fa anche una pseudo-etimologia, dice perché si chiama così? Perché i cibi venivano disposti gradatamente a strati, no? Un po' come si fa con
appunto con il pesce quando si serve un bel piatto di pesce. E quindi a scalini viene servito questo pesce. Quindi sarebbe fondamentalmente questo per dare una prima risposta. E poi, però, insomma, ora magari durante la conversazione approfondiamo perché questo Graal, nei testi che ne parlano, è molto sfuggente, cioè non si capisce mai esattamente che cosa sia. Che è un recipiente, sembra assodato. Vengono usate delle parole che rimandano, nei testi, soprattutto francesi che ne parlano, a un recipiente. Che sia una scodella, come alcuni autori lo chiamano, in francese medievale esquiel, se sia piuttosto un calice, galice, o ancora un altro tipo di recipiente, altri usano semplicemente la parola vaisselle, che vuol dire piatto, recipiente, non si capisce mai bene. E forse gli autori stessi, che sono più di uno, non hanno le idee molto chiare su questo punto. No, potremmo un po' cominciare da qui per farci un'idea. Sì, esatto, è molto interessante anche perché ho subito una domanda. Questa confusione potrebbe anche denotare il fatto che probabilmente per l'autore non fosse, per gli autori, non fosse importante Sì. stabilire cosa fosse il Graal, ma potrebbe essere importante per noi, perché insomma per la nostra insomma, deformazione anche accademica, per noi è importante dare definizione a tutto, ma per loro poteva non essere importante definirlo. Sì, penso che in parte sia così. Se volessimo usare una terminologia che è quella del mondo cinematografico, delle sceneggiature, potremmo dire che il Graal è una specie di MacGuffin, no? È una parola che si usa nelle sceneggiature per dire un oggetto che innesca una ricerca, innesca una trama. Non so, in Pulp Fiction a In un Pulp certo Fiction, la punto, valigetta. sì, la valigetta che illumina d'oro il volto di Vince Vega, e poi cosa ci sia in questa valigetta non lo sappiamo. È un po' così anche per il Graal. Sappiamo che è un recipiente, come sappiamo che quella è una valigetta che contiene qualcosa, che cosa poi esattamente contenga resta e deve restare ambiguo. Si capisce poi leggendo i testi che il contenuto non è un contenuto fisico, cioè il Graal, è un oggetto mistico e il suo contenuto non può che essere mistico. Il suo contenuto, se vogliamo, è astratto, sono i grandi dogmi, i segreti della religione cristiana, l'Immacolata Concezione, cose che la mente umana non può arrivare neanche a concepire. I pochi che arrivano ad affacciarsi sul Graal, a vederlo, addirittura a metterci il naso sopra, vanno incontro a delle devastazioni, o muoiono, o restano ciechi, nel migliore dei casi, vengono scagliati via da forze potentissime. Quindi c'è questo potere che aleggia su questa coppa. Poi il Graal ha anche altri attributi, quindi sappiamo soprattutto quello che fa, come funziona. Anche se, come dicevi, non sappiamo che cos'è e in fondo non interessa neanche più di tanto. Uno dei suoi attributi, per esempio, è quello di guarire, che ha una funzione taumaturgica quando certi cavalieri sono feriti a morte e però riescono a raggiungere il castello del re pescatore, dove il Graal è custodito, possono essere guariti dal Graal stesso. Oppure un'altra funzione è quella di cornucopia. È una specie di vaso dell'abbondanza. Quando il Graal appare, specialmente durante le riunioni della tavola rotonda, c'è questo incantesimo, se vogliamo, cioè i cavalieri pensano ad un cibo e questo cibo compare sulla tavola, si materializza. Queste sono un po' due funzioni che potrebbero anche farci sorridere, specialmente questa seconda del cibo, ma che rimandano a degli archetipi della civiltà indoeuropea, no? Poi queste coppe dell'abbondanza le ritroviamo nella civiltà romana, in quella greca, nelle civiltà nordiche, e si concretizza poi invece come oggetto cristianizzato anche nei romanzi del ciclo della Tavola Rotonda. Non è un caso, tra l'altro, che i romanzi del ciclo siano uno dei pochi romanzi del periodo scritti in prosa. Sì, anzi, questo ciclo di cui parliamo intanto viene chiamato dagli studiosi Lancillotto Graal, Lancelot Graal in francese. È stato composto nei primi anni del 1200, dal 1215 al 1230 circa, non conosciamo la datazione esatta, ed è la prima grande narrazione in prosa che sia stata fatta in Europa in una lingua diversa da quelle classiche, una lingua volgare, insomma.
Il modello naturalmente per scrivere in prosa, che prima si scriveva in versi, c'erano le canzoni di gesta, la chanson de Roland è la più famosa, c'erano i romanzi sempre in versi di Chrétien de Troyes, che è l'autore di cui parlavo prima, che scrive nella seconda metà del XII secolo, a inizio 200 si comincia a scrivere in prosa. Si scrivono questi romanzi, per noi oggi la prosa è inscindibile dal romanzo, il romanzo è inscindibile dalla prosa, è la prima volta che si scrive in questa forma. I modelli che stanno dietro a questa scelta, passaggio dai versi alla prosa, sono fondamentalmente due. Cioè, chiaramente il modello della Bibbia, che è la narrazione in prosa per eccellenza della civiltà occidentale, della civiltà del Mediterraneo. E poi c'è la prosa storiografica. Cioè, fin dall'antichità classica, si è preferibilmente scritto di storia, di storiografia, usando la prosa. E in effetti questo ciclo si presenta un po' come le due cose. È una storia santa, come la Bibbia, che ci parla del Graal, della sua traslazione, di come i nuovi apostoli, che sono i seguaci di Giuseppe d'Arimatea, portano questo Graal dal Medio Oriente fino all'Inghilterra, dove poi si svolgono le avventure del ciclo, ma è anche storia. Questi cavalieri ci sono rappresentati come dei veri e propri personaggi storici che fanno tutto ciò che fanno i personaggi della storia antica, cioè delle battaglie, degli scontri, ci sono dei grandi discorsi, come usavano, non so, la storiografia di Tacito e di altri. Quindi ci sono un po' le due posture, quella dello storiografo e dello scrittore di storia santa, che si fondono insieme in questo enorme ciclo, che è veramente enorme. Faccio vedere, questo è il primo di quattro volumi, ora, ecco, il primo di quattro volumi di una traduzione italiana che è uscita da poco, ora qua forse... Eccola, sì. Siete sempre un po', forse la avvicina di più al suo, a se stesso. Beh, comunque si chiama, faccio così. Sì, meglio, adesso si vede bene. Il Graal, che è un volume pubblicato da Einaudi, primo di quattro, è uscito anche il secondo un paio di mesi fa, ed è la prima volta che questo enorme ciclo, ogni tomo è un migliaio di pagine circa, viene tradotto in italiano. Questo per dare anche un po' l'idea della dimensione di questo testo. Cioè è più lungo della ricerca del tempo perduto di Proust, per capirci. Sì, e tra l'altro è molto strano che sia stato tradotto soltanto adesso, perché come dicevi in una tua recente intervista, insomma, questo ciclo di romanzi è stato un po' un bestseller, ha girato un po' in tutta Europa, in tutto il Mediterraneo. E cosa sappiamo della sua diffusione? Per esempio. Sì, è stato veramente un best seller. Cioè, oggi ci restano circa 160 copie del testo francese duecentesco. 160 copie possono anche sembrare poche, perché noi siamo abituati alle tirature delle opere a stampa, che sono migliaia di copie. Ma pensare che qualcuno si metta lì a trascrivere dalla prima all'ultima parola un testo così lungo è straordinario. 160 copie sono moltissime, contando anche il fatto che, come è normale, molte copie sono andate distrutte nei secoli, si sono perse, sono state bruciate, guastate dall'umidità, succedeva sempre così alle opere del passato. Quindi è un numero veramente immenso, e oltre alle copie francesi bisogna aggiungere anche la fortuna in altre lingue. Cioè questi romanzi dell'Ancelot Graal sono stati precocemente tradotti, ne esistono tra l'altro delle traduzioni italiane medievali, toscane soprattutto, ma non solo, e poi sono confluiti all'interno di compilazioni che selezionavano un po' gli episodi più fortunati, facevano dei remix, diciamo, della materia, che appunto era molto lunga e rischiava a volte di essere anche troppo lunga e dispersiva. E poi ci sono tra l'altro anche delle copie, sempre in francese, ma compilate in Italia. Cioè, già dalla fine del 200, dai primi del 300, dei copisti italiani ricopiavano in francese, ma ovviamente in un francese un po' sporcato di italianismi, questi testi. E visto che si parla di ricerca, ma prometto di non essere noioso, uno degli interessi, degli elementi di interesse di questi testi è anche quello linguistico, cioè capire come funziona la lingua di questi testi francesi, ma copiati in Italia da un copista toscano, veneto, che quindi fa dei toscanismi mentre scrive il francese. Ma come puoi intuire, sono questioni... Perché tradurre è un po' tradire. Tradurre, naturalmente, è sempre tradire, e anche trascrivere è tradire. Cioè, loro trascrivono, ma trascrivono in modo piuttosto libero, rielaborativo, adattando alle proprie convenzioni anche linguistiche. Quindi appunto
compiendo continui italianismi mentre copiano un francese della Francia del Nord. Allora, io sono incantata da tutto quello che sta dicendo, da tutto quello che sta uscendo da questa diretta. Ci sono già delle domande, ma magari le guardiamo più tardi. Ora che stiamo entrando un po' nel filologico, che in realtà è anche un po' il mio campo, per me 160 copie sono... non ne ho mai viste, in realtà, 160 copie di un'opera. Quindi diciamo che la fortuna qui è veramente importante, ma sempre rimanendo in ambito filologico, appunto, possiamo dire che la ricerca del Graal sia un po' una ricerca filologica? Cioè un filologo romanzo che si appassiona, si interessa e studia questi argomenti, ricerca il Graal attraverso la filologia da un certo punto di vista? Da un certo punto di vista sì, cioè se questo Graal, come dicevamo prima, è un po' un ricettacolo di misteri, di segreti, anche la filologia è la ricerca del Graal, cioè noi cerchiamo sempre degli oggetti perduti quando facciamo filologia, andiamo alla ricerca di un testo che sappiamo essere perduto, l'originale della commedia di Dante Alighieri, e la filologia è la ricerca di questo Graal, che è il testo perduto che possiamo fare usando insomma le copie superstiti e utilizzando i metodi filologici e linguistici. E poi la ricerca del Graal, che è anche il titolo di un romanzo, come accennavi un pochino tu, richiede una ricerca. Dove sta questo Graal? E per farsene un'idea, l'unico modo è andare a mettere il naso in questi enormi volumi che sono a loro volta delle ricostruzioni filologiche. Prima dicevi, è sorprendente, no, che solo adesso, nel 2020-21, si sia tradotto in italiano questo testo. Cioè, è abbastanza così sconvolgente. Perché così? Ma tra l'altro perché sul testo francese ci sono tutta una serie di problemi risolti solo a metà. Quindi la traduzione ha tardato, anche perché, per dire, l'edizione completa dell'Ancillotto, che è il romanzo centrale di questo ciclo, è stata completata nel corso degli anni Ottanta. È stata completata, ma con enormi problemi, perché poi in questi numerosi manoscritti che ce l'hanno testimoniato esistono redazioni diverse, versioni diverse. E allora c'è da capire quali di queste redazioni si avvicina di più all'originale perduto. Com'è possibile risalire a questa redazione? Come si fa? Bisognerebbe, per fare un lavoro con i fiocchi, confrontare tutte queste copie, fare l'edizione critica, che come tu ben sai è un'operazione faticosissima. Questa edizione critica, anticipo, non è stata ancora fatta. Cioè, lo studioso che, per esempio, ha fatto l'edizione, pubblicato il testo francese dell'Ancillotto, segue preferibilmente un manoscritto e lo corregge con pochi altri manoscritti selezionati. Ma noi leggiamo un testo che molto probabilmente è molto diverso dall'originale. Quindi tradurre significa anche interrogarsi praticamente ad ogni pagina sul testo che abbiamo sotto gli occhi. Questo testo francese, il testo dell'autore, è un testo rimaneggiato da un editore medievale, dai copisti, è sbagliato. Queste incoerenze che trovo sono frutto dell'errore dei copisti o sono incoerenze dovute all'autore che non riesce a maneggiare una materia narrativa così lunga e complicata? Insomma, sono tutte domande chiaramente che hanno delle risposte difficili. E sì, anche perché insomma selezionare comunque manoscritti è già un passo verso una congettura, perché insomma già la selezione dei manoscritti è comunque a discrezione dell'editore, appunto. Quindi insomma... È un bel problema, insomma, questa ricerca del Graal, insomma, in qualche modo vi fa entrare ancora i nostri filologi in un bel ginepraio, diciamo, possiamo dire così, eufemisticamente. E invece, ritornando al tema del romanzo, in realtà questo ciclo è legato a un nome molto particolare, che è quello di Lancillotto, e tutti noi, vabbè, conosciamo da Dante, insomma, chi non ha mai pensato a Lancillotto pensando al Quinto Canto dell'Inferno, per esempio. Sì. Però Lancillotto non tocca mai il Graal. Lancillotto non tocca mai il Graal, cioè ci si avvicina molto, ma non arriva mai a toccarlo, e c'è una ragione ben precisa per cui avviene questo. Non è la mancanza di valore cavalleresco, Lancillotto è il più grande cavaliere di tutti. Il ciclo è di fatto la biografia di Lancillotto dalla nascita
lo seguiamo per tutta la sua carriera finché non si fa monaco e muore in monastero. Il problema di Lancillotto è che è un peccatore. È un peccatore perché come tutti sappiamo, ha una tresca, un amore passionale con Ginevra, la moglie di Re Artù, del quale Re Artù a un certo punto Lancillotto è diventato cavaliere. Quindi questa lussuria, questo peccato che lui continua a portarsi dietro con dei momenti diversi, un avvicendamento di passione e tentativi di redenzione, perché poi ci sono dei momenti dove lui insomma si allontana da Ginevra, indossa il cilicio, fa vita da monaco praticamente, però ci sono poi delle ricadute continue, perché Lancillotto insomma è avvinto da questo amore, dalla bellezza di questa dama, e quindi non può mai arrivare a toccare il Graal perché è un peccatore. Chi è che può toccare il Graal? Ce lo dice chiaramente uno di questi romanzi, che è La ricerca del Graal, che è il sequel del Lancillotto stesso. Bisogna essere vergini e casti. E, insomma, non tutti i cavalieri, che sono anche, oltre che dei grandi guerrieri, anche dei grandi amatori e conquistatori di belle fanciulle, non tutti i cavalieri hanno nel loro curriculum queste due caratteristiche. Quindi alla fine i cavalieri che possono avvicinarsi al Graal sono tre dei 150 che sono stati accolti alla Tavola Rotonda. Di questi tre, il nome di uno almeno è abbastanza famoso anche tra i non specialisti, è Perceval, è Parsifal di cui parlerà Wagner, eccetera, eccetera. Perceval è appunto vergine casto. Poi c'è un altro cavaliere che non è più vergine, ha perso la verginità, però è casto da molti anni. Si tratta di Bor, e anche lui può unirsi a questa ricerca e arriva al castello del Graal, lo vede sempre a distanza, ma riesce insomma a scrutare il Graal. Poi c'è l'ultimo cavaliere che è Galad, già il nome è biblico, Galad. Sì. Galad, che è vergine casto, è il figlio avuto da Lancillotto e dalla figlia del re pescatore, quindi è di un lignaggio elevatissimo, è stato cresciuto in un'abbazia praticamente come un novizio, come un monaco, è un cavaliere monaco, un cavaliere eremita, un cavaliere celeste, e è l'unico che può raggiungere il Graal e vederlo, guardare al suo interno, e mentre lo guarda all'interno è rapito in questo rapimento estatico e viene accolto in cielo mentre apprende i dogmi che a tutti noi, né casti né vergini o comunque peccatori, sono preclusi. Quindi insomma torniamo, insomma, tutto torna proprio senza insomma il background cristiano e insomma la filosofia e la dottrina, l'ortodossia, questo romanzo, questo ciclo di romanzi non sarebbe possibile, non sarebbe scritto in questi termini, ecco. Sì, è esattamente così, ma alcuni romanzi più, in altri meno, all'interno di questo ciclo si sente potentissimo l'influsso della dottrina cristiana, in particolare di quella cistercense, dei monaci cistercensi. E non è un caso neanche che questi cavalieri, durante la ricerca del Graal, quasi sempre vanno a sbattere in un monastero, in un eremo. Quando fanno una tappa durante la ricerca, a un certo punto capitano in questi monasteri, parlano con dei santi uomini, degli eremiti o con delle monache, ed è affidato a queste persone, queste persone in odore di santità, di spiegare loro in ottica cristiana qual è il significato allegorico delle avventure che hanno appena vissuto. Ti faccio un esempio: Lancillotto, nella ricerca del Graal, a un certo punto assiste ad un torneo tra cavalieri bianchi, cavalieri che portano delle armi bianche, e cavalieri che portano le armi nere. Lui si schiera insieme ai cavalieri neri, perché gli sembrano più prodi, ma viene sconfitto dai cavalieri bianchi, e insomma per Lancillotto subire una sconfitta non è proprio banale. Va avanti e arriva appunto in un monastero, fa tappa lì, viene accolto per la notte, e un monaco gli spiega perché ha perso. Perché chiaramente i cavalieri bianchi erano manifestazione delle forze del bene e della cavalleria celeste, viene chiamata così, quella a cui appartiene Galad. I cavalieri neri sono rappresentanti della cavalleria terrena, quella che mira soltanto alla gloria, ai successi militari avventurosi.
Lancillotto istintivamente si è associato a questi cavalieri perché lui, insomma, poi va sempre in quella direzione lì, la sua natura è la natura di un peccatore e subisce questa sconfitta. Il monaco glielo spiega: più continui a perseguire la cavalleria terrena, e più andrà incontro alla tua distruzione. Veramente io ti ringrazio, insomma, per queste, insomma, questi aneddoti, queste informazioni che ci stai regalando questo venerdì sera. Io colgo l'occasione per ricordare al nostro pubblico che se, insomma, volete approfittare del nostro Claudio Lagomarsini, potete scrivere in chat nei commenti, insomma, tutte le vostre domande, le vostre curiosità, e alla fine, insomma, di questa nostra piccola conversazione avrà il piacere di rispondere a tutte le vostre curiosità. E invece io, così ex abrupto, ti chiederei: ma questo Graal in fondo esiste? Ma già il fatto che ne stiamo parlando sarebbe una risposta positiva, cioè, visto che poi non è così importante che oggetto sia, cioè il fatto che se ne parli da secoli gli dà un'esistenza. Poi ovviamente sull'esistenza di un oggetto concreto da identificare con il Graal si sono aperti dibattiti infiniti, ricerche, tantissimi falsi dal Medioevo in poi, uno dei secoli più produttivi di falsi è stato il Settecento. Comunque, insomma, ci sono creati probabilmente anche dei Graal. Il Medioevo è il secolo delle reliquie, il periodo delle reliquie, sì. Le reliquie quasi praticamente tutte false, no? Perché se si contano le dita o i denti di San Giovanni aveva probabilmente 500 denti o cose del genere. Ecco, e così anche per il Graal. Alcuni oggetti hanno avuto una fortuna un po' più lunga nell'essere considerati il Graal. Durante questa settimana sono stati distribuiti dal vostro canale alcuni contenuti e si è parlato anche di uno di questi oggetti, su cui forse possiamo dire un paio di parole, cioè il cosiddetto sacro catino, che è un recipiente, sembrerebbe di smeraldo, che per moltissimi secoli è stato identificato con il Graal, perché ha una storia particolare. Cioè, questo recipiente, che oggi si trova conservato a Genova, ed è lì dal Medioevo, con piccole parentesi, fu riportato dalla Terra Santa nel 1101 da un condottiero della Repubblica Genovese, appunto condusse con sé questo oggetto. Ce ne parla in particolare uno storiografo di lingua latina, ma genovese lui stesso, che è Jacopo da Varagine, cioè originario di Varazze e poi però grande narratore della storia genovese antica, e ci dice che questo oggetto ritrovato da questo condottiero Guglielmo Imbriaco durante l'assedio, la presa di Cesarea, era il Graal. E la stessa cosa, una cosa molto simile, ci dice anche un altro storiografo di lingua latina, che è Guglielmo di Tiro, che è un altro grande storiografo delle crociate. Quindi dopo la prima crociata questo genovese riporta questo meraviglioso oggetto di smeraldo, che ancora oggi si può vedere a Genova, ed è rimasto lì per molti secoli, con vari tentativi di furto. A un certo punto sembrava che i veneziani, la Repubblica di Venezia, insomma, sempre concorrenti di Genova, volesse fare una spedizione per prendere questa reliquia. E quindi i genovesi hanno tentato di sventare questo furto. E poi, saltando ancora più avanti nel tempo, Napoleone se lo è portato in Francia, questo sacro catino, per farlo analizzare. Lo ha fatto analizzare da un istituto di ricerca del tempo nel 1809, per arrivare a una conclusione che, insomma, è demistifica un po' il fascino di questo oggetto, e cioè che molto probabilmente tanto non è smeraldo ma è vetro verde. E poi, no, ma come? Perché si diceva che fosse stato ricavato da un blocco di smeraldo, è anche piuttosto grande questo vaso. Invece sembrerebbe vetro verde, e poi anche analisi più recenti, perché è stato, tra l'altro, Napoleone, quando lo restituisce a Genova, lo dà in cocci, quindi era distrutto, ha fatto un macello. È stato restaurato questo sacro catino nel 2017 a Firenze, all'Opificio delle Pietre Dure, che è un centro, insomma, importantissimo per la gestione di questi oggetti, certo, così delicati. Sembrerebbe essere un oggetto del IX-X secolo,
quindi alto medievale, incompatibile con l'epoca di Cristo, e sembra anche essere un oggetto di arte islamica. Quindi non c'entra nulla, non c'entrerebbe nulla, né per datazione né per materiale, con l'ambiente nel quale andrebbe collocato il Sacro Graal. Quindi questo è uno degli oggetti che hanno avuto più lunga fortuna nell'essere identificati come Graal, ce ne sono molti altri che periodicamente si candidano, ma finora non l'abbiamo trovato, poi noi continuiamo a cercare. Ma esiste per caso qualche Schliemann che insomma è alla ricerca, fa questa continua magari a cercare un possibile insomma luogo di conservazione del Graal? Sì, ce ne sono anche troppi, eh. Poi qui tra Schliemann e quindi archeologia e ricerca scientifica e cialtroneria, chiaramente il passaggio è molto breve, una linea che si rischia di valicare troppo spesso, ma c'è questo famoso libro, Beigent, mi pare che si chiami l'autore, che ha ispirato il Codice da Vinci. E fondamentalmente, insomma, ora riassumo vertiginosamente, comunque la tesi è che il Graal sarebbe stato portato da Maria Maddalena in Francia, in Provenza, anzi per essere precisi, dopo una peregrinazione per mare, un viaggio per mare, del quale parla anche Jacopo da Varagine, di cui dicevo un minuto fa. E quindi se lo sarebbe portato lì, sarebbe stata accolta insieme al figlio avuto da Cristo dai re franchi, la futura dinastia dei Merovingi. Questi re sarebbero dei taumaturghi, cioè dei guaritori, e il Graal di fatto sarebbe il sangue reale, sangreal, da cui sangreal, che scorre nelle vene dei discendenti di Cristo, quindi questo figlio della Maddalena, e poi nei re Merovingi dell'antica Francia. Quindi insomma, secondo questa arditissima ricostruzione, il Graal sarebbe immateriale, sarebbe di fatto il sangue reale di questa dinastia che continua ancora oggi. E il Codice da Vinci riprende un po' questa fantasiosa ipotesi. Abbiamo visto prima che già solo l'etimologia del nome sconfessa subito la teoria, perché non c'entra niente con sangue reale, ma Graal, la parola francese Graal, deriva da gradale, con una serie di fenomeni, di sviluppi fonetici che sono normali, insomma, e tutti gli studiosi di linguistica romanza sanno a menadito. Soltanto gli addetti ai lavori, ecco. E ora stasera qualcuno di più. Esatto, come i nostri ascoltatori. Allora, io le farei un'ultima domanda, perché ci siamo concentrati tanto sul Graal, sull'Ancillotto, sulla fortuna di questo ciclo di romanzi, ma non abbiamo detto niente su Artù. Ma Artù esiste anche lui? O è un personaggio storico o è leggenda? Allora, anche su questo ci sono state delle indagini. In particolare negli anni 70 del Novecento, un archeologo scozzese che si chiamava Leslie Alcock era convinto che Artù esistesse. In effetti di Artù parlano delle fonti, diciamo così, storiografiche, delle fonti in lingua latina ma composte in Galles durante l'Alto Medioevo, più antiche sono del IX-X secolo. Quindi questo Alcock ha cominciato a fare degli scavi in un sito breton, insomma, dell'attuale Gran Bretagna, che lui riteneva di poter identificare con Camelot in base alle fonti, e ha effettivamente trovato qualcosa. Cioè, ci sono delle tracce di edifici, di roccaforti. Il problema qual è? Che da lì tracciare una connessione tra questi castelli trovati nel sito archeologico e un effettivo condottiero di nome Artù, c'è un abisso, non siamo autorizzati a farlo. L'altro problema è questo, che è vero che ci sono delle fonti storiografiche che fanno il nome di Artù, ma il modo in cui ce lo presentano sembra già influenzato da racconti leggendari. Per esempio, si dice che in una battaglia Artù ha sconfitto da solo, mi sembra, 900 avversari. Queste iperboli sono tipiche dei testi letterari, dei testi leggendari, quindi sembra già che lo storiografo abbia orecchiato delle leggende e che, come era normale nella storiografia del tempo, ci stia mescolando narrazione storica con racconti di vario tipo.
Probabilmente Artù è il risultato di racconti leggendari gallesi dell'alto medioevo, quindi fonti celtiche, che a un certo punto incontrano un grande narratore francese nel XII secolo, Chrétien de Troyes, ed è lui che poi dà vita a questa lunghissima tradizione del romanzo cosiddetto arturiano. Cosa c'entra Artù con il Graal? Beh, c'entra perché tutta la ricerca del Graal che si svolge in questo lunghissimo ciclo orbita sempre intorno alla corte di Artù. È la tavola rotonda ospitata da Artù che diciamo, ha al suo attivo questi 150 cavalieri che decidono di partire per andare a ritrovare questo Graal, ma solo tre, come dicevamo prima, tre eletti e un predestinato che è Galad, riusciranno in questa impresa. Bene, io veramente ti ringrazio per, insomma, per averci accompagnati in questo viaggio. Vedo che ci sono delle domande, quindi te le porrei. Allora, Mattia ci chiede, insomma, saper riconoscere il Graal è una competenza importante. Il professor Donovan, il nemico di Indiana Jones, non fa una bellissima fine, vabbè. E ti chiede, quanti filologi si sono strappati i capelli di fronte alle teorie sull'origine / etimologia del Santo Graal di Dan Brown? Ma bisogna fare un'indagine sulla calvizie dei filologi, che non mi ha ancora colpito, ma potrebbe colpirmi. Quindi i capelli strappati penso che ce ne siano stati diversi. Per dire, il Sean Connery, che è il padre di Indiana Jones, aveva già perso i capelli a suo tempo. Ma io non mi scandalizzo di niente, insomma, la ricerca, secondo me, insomma, deve essere ricerca senza pregiudizi, bisogna leggere tutto e cercare di valutare tutto con una giusta distanza, senza rimanere incastellati nelle proprie posizioni a priori. Bene, spero che insomma Mattia sia contento insomma della risposta. Marta commenta che insomma lei è convinta che esista il Santo Graal e che lo troverà il nipote di Indiana Jones. Ma ora deve uscire un ennesimo sequel, perché come nei romanzi del Lancillotto Graal, anche Indiana Jones è ormai un ciclo di film. È vero. È uscito il quarto, che non mi sembrava particolarmente riuscito, ma deve uscire anche il quinto, quindi vediamo cosa farà il nipote di Indiana Jones, se trova qualcosa. Bene, quindi Marta, lo speriamo con te. Incrociamo le dita tutti per il nipote di Indiana Jones. Oxido Nero, questo account, ci chiede di che epoca parliamo. In realtà forse insomma, questo account si è collegato magari un po' più tardi, in realtà abbiamo già iniziato a dare qualche limite cronologico, però insomma se vuoi ripeterlo. Sì, ma molto brevemente, il primissimo romanzo che usa la parola Graal, un romanzo francese degli anni 80 del XII secolo, 1180-1190 circa. Poi il grande ciclo, questo dei volumoni che facevo vedere, invece dei primi anni del 200, 1215-30 per dare una fortuna. Ottimo, spero, insomma. Allora, Oxido Nero in realtà di commenti dice, io credo che come in ogni mito il Santo Graal sia un simbolo più che un vero oggetto, ovvero sia un'idea. Sì, sì, è quello che dicevamo un po' prima, no? È un obiettivo, raccoglie in sé tante cose, è simbolo di abbondanza, simbolo di forze di guarigione, quindi forze vitali, ma anche simbolo di morte perché può distruggere, viene portato in un'arca che è molto simile all'arca dell'alleanza, è uno strumento micidiale quando viene maneggiato da mani impure, quindi certo. Quindi. A proposito appunto del suo effetto così taumaturgico, Mattia ci scrive, Sean Connery era la prova che il Graal non poteva curare la calvizie. Sì, io sono sempre rimasto impressionato, il primo James Bond, dove Sean Connery aveva 30 anni, aveva un parrucchino però, era già calvo, è rimasto calvo molto giovane, quindi il Graal non gli ha giovato, anzi gli ha fatto male, però insomma, no. È pensato con un fascino intramontabile. Beh, un fascino intramontabile che questa sera abbiamo
riscoperto grazie a Claudio Lagomarsini, che ripetiamo è docente di filologia romanza presso l'Università di Siena e che questa sera ci ha veramente regalato questa esperienza nel Medioevo. Medioevo che c'era già stato introdotto dalla professoressa Bartoli settimana scorsa, che ha dialogato con Mattia nella nostra puntata che parlava insomma di cartoline dal passato. È disponibile su YouTube, in realtà è ancora disponibile su Twitch per insomma la prossima settimana, quindi insomma andate a vederla, perché insomma se avete apprezzato questa diretta, come dalla chat mi pare di aver inteso, e insomma apprezzerete molto anche quell'intervento. E se invece volete saperne anche un po' di più, insomma il nostro professore ha scritto anche questo libro molto interessante, che è Il Graal, i cavalieri della tavola rotonda, guida ai romanzi francesi in prosa del 200, che è edito dal Mulino. Quindi insomma è un testo che il nostro professore, eccolo, usa più che altro per i suoi corsi universitari, ma insomma l'ha consigliato a me, insomma, quindi mi sento di poterlo consigliare anche ai nostri ascoltatori. Io l'ho già ordinato e insomma è lì pronto per essere sfogliato al termine degli esami della temuta sessione estiva. E beh, siamo giunti praticamente alla fine di questa avventura. Non so se ci sono altre domande dal pubblico, ora magari ricontrollerò verso la fine. Io voglio ringraziare, oltre al professore che è stato veramente molto paziente, voglio ringraziare insomma la nostra regia. Oggi ho delegato, perché insomma voi mi conoscete come regista, oggi invece mi sono prestata come insomma presentatrice. Ringrazio Mattia, ringrazio insomma tutto lo staff di Belonging, Marta che è qui, che è la forza e il motore di Virtual Studium, e grazie insomma per tutti quelli che hanno reso possibile questa rassegna, e speriamo insomma di tornare presto magari in presenza insomma per poter parlare ancora di Artù, del Graal, di poterci ancora interrogare su questi misteri e per poter continuare a viaggiare la ricerca del Sacro Graal, di questo obiettivo cristiano che insomma continua ad affascinarci e insomma a scrivere ancora libri, bestseller e insomma scrivere le sceneggiature di film e serie TV. Certo. Io ringrazio tutti, non ci sono altri commenti dalla chat, quindi insomma credo che possiamo congedarci e niente, andiamo a vedere l'Italia. Certo. Forza azzurri. Certamente. Grazie mille. Buona serata.